Heart of Dragon, prima missione, è stato un film importante per me e credo anche per chiunque ami il cinema di Hong Kong, perché è stato uno dei pochi prodotti della premiata ditta Jackie Chan Samong che negli anni 80 sono riusciti a passare e ad arrivare anche da noi, sia pure soltanto in televisione e poi con una piccola distribuzione in videocassetta. Quindi erano una testimonianza che quella cinematografia era ancora viva e fu un film prezioso anche perché vi lavoravano dentro molti degli stessi attori e degli stessi stuntmen dei film di Kung Fu anni 70, che fino a quel momento per noi e per me soprattutto, che di lì a poco avrei pubblicato i miei quattro libri, erano solo facce. Io ero riuscito a dare i nomi a pochissimi di loro, quindi grazie a questi film, ossia grazie ai film di Jackie e Sammo che negli anni 80 riuscirono ad arrivare qui, sia pure in ritardo, e dove c'erano i medesimi volti, ma stavolta avevano dei ruoli anche da attori, quindi erano volti dei quali spesso c'era anche il nome nei titoli, quindi furono un aiuto. Ma vediamo nello specifico. Prima missione, secondo me, è il miglior film della coppia Jackie Chan Samong, non il più spettacolare, neanche il più divertente. Forse il migliore è da considerarsi Project A, ossia Operazione Pirati, che era diretto da Jackie, e secondo altri invece Il mistero del Conte Lobos, che era diretto da Sammo. Io credo sia questo, almeno per quello che mi riguarda, per la diversità della storia. Noto anche in Giappone col titolo First Mission, The First Mission, la prima missione, noto appunto a Hong Kong come Heart of Dragon, il cuore del drago, girato in lingua cantonese e distribuito là il 16 ottobre, dal 16 ottobre al 6 novembre, in meno di un mese, perché i tempi di sfruttamento di questi film, come ho raccontato in altri video, erano velocissimi, giacché a Hong Kong c'erano un centinaio di sale e producevano 200-300 film l'anno, quindi anche i grandi successi stavano in giro poco. Se un film andava male stava in giro un giorno solo, se andava così così stava in giro un weekend, se andava bene da una settimana in su, ma più o meno erano questi i tempi. Il film incassò molto molto, 20 milioni di dollari di Hong Kong, ossia più o meno 5 milioni di dollari americani o più o meno 5 milioni di euro nostrani. È stato uno dei maggiori successi della coppia. Era anche prodotto, oltre che diretto, da Sammo Hung con la sua compagnia di produzione, la Bojo, e era sceneggiato dall'attore Barry Wong, che ha anche lavorato in alcuni film della coppia. E le scene d'azione erano realizzate dalla Sammo Hung Stuntman Association, perché lui aveva fondato questa union, questo sindacato di stuntman, proprio per sviluppare, far evolvere questa categoria. Era coreografato anche da Corey Yung-Kwei, Mang Hoi, Yung Hwa, Billy Chan e Yung Biao, e tra poco li vedremo nel dettaglio. Yung Biao è l'unico che non c'è nel film, ma partecipò come coreografo. La storia in soldoni, che è poi il motivo per il quale a me il film è sempre piaciuto più degli altri, era una storia che spesso affondava pericolosamente nel sentimentalismo, che come disse Ennio Flaiano è il primo passo verso la volgarità, ma era non di meno, c'era un tema serio nella trama. Il film iniziava con una guerriglia nel bosco, che poi scopriamo essere soltanto un'esercitazione militare nella quale conosciamo il solito personaggio del poliziotto interpretato da Jackie Chan. Lui ha un fratello, Dodo, che è ritardato mentale. È grande e grosso, ma c'è il cervello di un bambino. E questo gli è di ostacolo sia nella carriera che nella storia d'amore con la sua fidanzata Emily Chu, un'attrice abbastanza incolore, che chiaramente vorrebbe sistemarsi e vede il fratello come un peso, ma lui purtroppo se ne deve prendere cura. Sammo Hung, nel ruolo del fratello che è un bambino, si trova perfettamente a suo agio, e bisogna dire che è molto bravo, e è bravo anche a dirigere i bambini, perché compie tutta una serie di guai dovuti al fatto che lui non si rende conto. E finché incidentalmente viene poi a intralciare una banda di ladri di gioielli in maniera del tutto involontaria, i quali lo rapiscono, e a quel punto Jackie Chan, che è già nei guai col suo superiore, recluta i suoi amici poliziotti per una missione privata,
e vanno alla liberazione del fratello e sgominano la banda, dopodiché finiranno tutti in carcere, e una volta uscito dal carcere lui si riappacificherà col fratello, lo rivedrà. E il film terminava su una nota molto, molto dolce, con i due fratelli che camminavano mano nella mano. E quindi c'era questo tocco di umanità in più che secondo me contraddistingue questo film da tutti gli altri. Non era solo divertente e spettacolare, ma era anche a suo modo abbastanza profondo ed intimista. E bella era la scena, qui ne vediamo un fotogramma in cui Jackie Chan sentiva un tutore, in realtà interpretato dall'attore e regista Anthony Chow, che una volta solo con Sammo Hung lo vessava, e lui poi entra e lo butta fuori come una furia. Il film è pieno di attori importanti. Nel ruolo del superiore c'è Melvin Wong, che veniva da lontano, aveva esordito nei film di Kung Fu del 74. In uno dei ruoli di stuntman, di poliziotti, c'era Xiao Ho, che era una creatura di Liu Xiaoliang, Lau Carleung, che ricordiamo nel film La scimmia folle del Kung Fu, che trovate anche in rete su YouTube, e che era un grandissimo stuntman. C'era poi Billy Chan Wungai, che ecco come appariva in I tre dell'Operazione Drago, ma stava in tutti i film di Bruce Lee. Fung King Man, caratterista, interprete di oltre 500 pellicole, che qui fa uno dei balordi. C'era nel ruolo di un cameriere questo Dennis Chan, che in realtà era un ottimo attore comico, visto anche in Storia di fantasmi cinesi, dove se non sbaglio faceva il cancelliere del giudice, ma visto anche in Kickboxer, il nuovo guerriero, mi pare si intitolasse così, con Van Damme. Lui era il maestro di Van Damme, e già il fatto che in un film di Van Damme il maestro fosse un attore comico che in realtà non praticava arti marziali la dice lunga. Ma era un ottimo caratterista nel ruolo del ristoratore che prende a schiaffi Sammo Hung perché ha mangiato e non ha i soldi per pagare. C'era l'attore e regista Teddy Yip, ottimo attore e ottimo regista, del quale in Italia abbiamo visto il non tanto ottimo ma piuttosto spettacolare The Organization, Colpo di morte, che lui appunto aveva diretto, ma che ha fatto anche cose più elaborate, più curiose, come The Black Tavern, l'horror busciapiano del quale qui sopra trovate un video. Nel ruolo del ristoratore che trasforma Sammo Hung in un pupazzo per divertire i clienti, c'era il purtroppo scomparso Wu Ma, attore e regista eccentrico, bravissimo, che aveva fatto di tutto, dai film sullo spadaccino Monco a Lo spadaccino esorcista del già citato Storia di fantasmi cinesi. Tai Bo, che recentemente ha vinto un premio, credo proprio quest'anno, come miglior attore all'Hong Kong Film Festival per il ruolo di un gay, qui fa uno dei poliziotti. Poi c'era Blackie Ko, uno stuntman che ho spesso citato, purtroppo scomparso e non di vecchiaia, che è una faccia abbastanza nota perché eccolo come era in un film Con una mano di rompo con due piedi di spezzo, che tra l'altro curiosamente il video su Con una mano di rompo è quello da quando ho riaperto il canale che ha fatto di più, sta sfiorando le 1000 visualizzazioni contro Bruce Lee, che al massimo arriva a 300-400. Poi c'era Dick Way, che è uno dei cattivoni, straordinario stuntman più che attore, eccolo come appariva in Le furie umane del Kung Fu nel 78, eccolo come apparirà, come era apparso l'anno prima di Heart of Dragon in Operazione Pirati, nel ruolo di Sarpec. C'era un cameo di James Tien, che penso non abbia bisogno di presentazioni, sapete meglio di me chi era. C'è un cameo di tra gli stuntmen, i poliziotti che Jackie recluta per la missione privata alla fine per liberare il fratello, c'era anche il fratello vero del precedentemente citato Billy Chan, Peter Chan, e eccolo come appariva in Dalla Cina con furore, era uno dei due atleti ai quali Bruce Lee faceva mangiare il cartello. E poi naturalmente c'erano i supernoti Corey Yuen, che poi è diventato un regista apprezzato a livello internazionale. C'era la ex controfigura di Bruce Lee, Yung-Hwa, che proprio in quegli anni diventava attore, ossia oltre a essere stuntman era impiegato anche per ruoli parlati. E c'era il giovane bravissimo Chin Kar-Lok, fratello dell'attore Shaw Brothers Chin Siu-ho, che io personalmente ricordo per il remake del Calabrone Verde, che si intitolava pure quello The Green Hornet, realizzato in Thailandia da Lam Ching-ying, che è un altro degli attori di questo film. Eccolo qua, anche lui scomparso.
E quindi Heart of Dragon, ripeto, è super spettacolare perché i combattimenti non sono molti, ma sono proprio al fulmicotone, sono folgoranti. C'ha una bella trama con tocchi di umanità che da due attori così non ti aspetteresti, ed entrambi si rivelano piuttosto bravi. E secondo me Sammo Hung batte di stretta misura Jackie Chan nel ritrarre il povero minorato. Fu uno dei maggiori successi della coppia, secondo me è reputabile tranquillamente uno dei film Kung Fu Pian, anche se è molto moderno, quindi non è proprio strettamente attinente al Kung Fu, potremmo definirlo un action, ma è comunque sicuramente uno dei migliori film d'azione usciti da Hong Kong negli anni 80. Lo conoscerete meglio di me. Se non lo conoscete, avete l'opportunità di recuperarlo perché si trova in DVD, doppiato anche peraltro abbastanza bene in italiano, e ripeto, è uno di quei film grazie ai quali Jackie Chan, fino ad allora misconosciuto, questo film praticamente è uno di quelli che gli hanno consentito di cominciare ad acquisire una notorietà anche qui da noi, dove purtroppo per lui, come per Jet Li, come per altri, nessuno dei loro film, peraltro scarsamente distribuiti nelle sale, ebbe successo. Ne uscirono pochissimi di questi nuovi attori anni 80, anni 90, e andarono tutti male in Italia. Quindi questi film, che uscirono direttamente in televisione e poi in VHS, ci hanno consentito di cominciare a conoscerli meglio e gli hanno consentito di rimbalzo nel tempo di diventare noti in Italia, dove per l'appunto Jackie Chan, Sammo Hung, Jet Li e aggiungo anche Donnie Yen sono noti, non notissimi, ma sono noti proprio grazie alla televisione e all'home video, ossia alle videocassette e DVD, non certo grazie al cinema, perché al cinema per noi il Kung Fu era ancora Bruce Lee negli anni 80, essendo definitivamente morto il genere. Nelle nostre sale i distributori questi non li importavano più, mentre importavano la monnezza con Steven Seagal.